Il Partito Democratico non parla più dei temi che interessano ai cittadini, io non mi ci riconosco più. Per questo penso ad una lista diversa ed inclusiva che, mi auspico, potrà avere anche l'appoggio del PD locale, al quale però chiederò di non mettere il logo. Così è iniziata la conferenza stampa convocata per questa mattina dal sindaco di Rignano Daniele Lorenzini, che in questo modo annuncia ufficialmente di non voler essere più il candidato del PD per le prossime amministrative. Lorenzini ha specificato comunque che questa sua decisione non ha a che vedere con l'inchiesta Consip, che sta provocando un vero e proprio terremoto politico. Sono perché la gente ha bisogno di altro, non di queste cianfrusaglie, le ho definito, che si leggono e si ascoltano a livello nazionale e non solo. In merito all'inchiesta Consip, Lorenzini ha confermato che giovedì scorso è stato ascoltato dai carabinieri, ma non ha parlato del contenuto del colloquio in quanto vige il segreto istruttorio. Intanto per questa sera è convocata la riunione del Partito Democratico Rignanese. All'ordine del giorno ci dovrebbero essere alcune comunicazioni dell'ancora segretario Tiziano Renzi. È all'ordine del giorno questa posizione. Stasera all'ordine del giorno dell'Assemblea ci sono le comunicazioni del segretario, per cui questa sarà oggetto di un'altra discussione in assemblea, in cui io spero e penso che si faccia un ragionamento serio tutti insieme e che ci si occupi del bene di questa comunità e non di altro. Ma io sono fiducioso che questo possa succedere. Il segretario ha la sua autonomia e la sua capacità ed esperienza per poter prendere tutte le decisioni di pieno futuro. Io resto assolutamente iscritto al PD e faccio un appello al PD che abbia la voglia di includere tante altre persone che hanno a cuore questa comunità. Quindi non lasci il partito? Nella maniera più assoluta. Se vuole il partito, se ritiene il mio comportamento non idoneo, mi butterà fuori. Io ovviamente ho il piacere di aver contribuito a formare questo partito e io mi riconosco in tutti i miei valori, un po' meno negli ultimi percorsi nazionali. Insieme a Lorenzini c'era anche l'assessore Roberto Bargilli, coinvolto nella questione Consip, per un messaggio inviato con il telefonino all'imprenditore russo e con il quale si chiedeva di non disturbare più Tiziano Renzi. Bargilli ha voluto precisare che conosce Russo solo superficialmente e che lo aveva incontrato durante alcuni viaggi di pellegrinaggio a Medjugorje. Io non conosco per niente, non conosco nessuno degli attori a parte Tiziano. Il sindaco dal canto suo ha annunciato che non ritirerà le deleghe a Bargilli, che quindi rimane assessore. Io stamattina ho incontrato Bargilli e, come ha detto pubblicamente, Bargilli mi ha detto che non sapeva che l'SMS o la telefonata che lui ha inviato fosse indirizzata a una persona oggetto di indagini, e l'ha detto pubblicamente a tutti voi. Non ha avuto ad oggi nessuna comunicazione da parte della Procura di andare, anche se come persona informata sui fatti, leggo, a rispondere, a fare dichiarazioni. Per quello che mi riguarda, Bargilli continua ad avere tutta la mia fiducia e tutta la mia stima e quindi continuerà a fare l'assessore.